Mi vedete così o devo alzarmi? Va bene, allora intanto davvero sono onorato di partecipare a questo meeting, quindi ringrazio Cataldo, ringrazio tutti gli organizzatori per avermi invitato, perché avere la possibilità di parlare a dei giovani di tutto il mondo come siete voi, insomma, mi fa molto piacere. Io vi racconterò brevemente la mia storia per parlarvi dell'identità, di questo grande tema dell'identità. Vi racconterò brevemente la mia storia. Intanto la mia madrelingua è l'arbresh, cioè l'albanese antico, perché io vengo da un piccolo paese dei dintorni, a meno di un'ora da Cariati, che si chiama Carpixi, che è stato fondato alla fine del 400, quindi più di 5 secoli fa, dai profughi albanesi che scappavano dalla loro terra che era stata invasa dall'impero ottomano. E allora in questo piccolo paese, a distanza di più di 5 secoli, si parla ancora l'albanese antico, appunto l'arbresh. Io fino a 6 anni parlavo solo l'arbresh, l'italiano lo sapevo, diciamo, io adesso non so il loro livello di conoscenza dell'italiano, però non sapevo nulla dell'italiano. Anche perché non si era diffusa ancora la televisione. La televisione in Italia è nata l'anno in cui sono nato io, il 1954, ma gli apparecchi televisivi, i televisori, sono arrivati alla fine degli anni 50, quindi al mio paese è arrivato il primo televisore nel 1960. Per cui io da bambino non sono stato influenzato dalla televisione, questo è un bene, però non ho imparato l'italiano, non ho sentito parlare in italiano. Pensate che quando sono andato a scuola, il primo giorno di scuola, ero convinto di dover imparare il napoletano, non l'italiano, perché sentivo spesso canzoni napoletane, Sole mio, poi soprattutto mio padre quando si faceva la barba la mattina canticchiava canzoni napoletane, e altre lingue non ne sentivo.